Cosa? Più aria! La voglio ancora più calda! Più calda! Zio, state attento! Meraviglioso! Guarda qua, Alex! Ti rendi conto di cosa ho creato, ragazzo mio? È solo un modellino del mondo. Solo un modellino? Alex, tu hai di fronte una prova. La prova della teoria dell'antico scienziato Saknussemm sulla temperatura al centro della Terra. Ma come può? Ascolta, Saknussemm dice... Zio Otto, qualcosa non funziona come dovrebbe. Eh? Non funziona? Sciocchezza, ragazzo mio. Tu continua a controllare attentamente. Fra non molto, sulla sua superficie compariranno delle crepe e precisamente inizieranno proprio da là sotto. Oh, professor Lindenbrock! Alex, che succede? È l'esperimento dello zio Otto. Qualcosa non funziona. Faresti meglio a tornare a casa. Gretchen, riporta subito Martha a casa. Svelta! Alex, che stai combinando? Rovinerai il mio esperimento. Zio, dobbiamo allontanarci al più presto. Ma non capisci, Alex? È accaduto proprio quello che io sostenevo. Zio, venga via! Il libro di Saknussemm. Zio! Martha, ti senti bene? Io credo di sì. Oh, la mia povera cucina! Guarda in che condizioni me l'ha ridotta! Oh, Alex! E il professore! Ecco, eccolo qua. A pagina 240, Saknussemm dice... Se la temperatura all'interno della Terra fosse così elevata come alcuni scienziati sostengono, l'intero globo esploderebbe come una bomba. E allora? Non hai ancora capito. Il mio esperimento ha provato che la teoria di Saknussemm è giusta. Perciò l'interno della Terra deve essere più freddo di quel che pensa la gente. Quindi potrebbe anche darsi che sotto la superficie esistano forme di vita. Questo pomeriggio mi recherò alla società scientifica. Voglio sapere cosa pensano del mio esperimento. Oh, professore, cercavo proprio lei. Basta con le lamentele, donna. Che stavo dicendo? Ah, grazie. Ah, mentre sono fuori, andrei avanti nella lettura fino all'ultima pagina. Ma è scritto in runico. Non riuscirò mai a tradurne una sola parola. Qualcosa lì dentro... ci permetterà di scoprire perché Saknussemm conosceva tante cose sulle viscere della Terra. Un saluto a tutti voi scienziati. Persino la mia cuoca conosce la biologia meglio di voi ed ha terminato gli studi quando aveva appena 11 anni. Professor Lindenbrock, affermazioni di questo genere mi sembrano piuttosto... inadeguate per un gentiluomo di questa società.
Io non sono un gentiluomo, dottor Krippner. Io sono uno scienziato. Io invece posso confermarle, signore, che lei non è neppure uno scienziato. La prego, dottor Benz. Non è questo il modo di parlare al famoso presidente della celebre società scientifica di Amburgo. Presidente per il momento, signore, ma non per molto ancora. Ascoltate, ascoltate. Ben detto. È la verità. Un vuole, ma cosa vuol dire quello? Ma Lindenbrock, lei sa benissimo cosa pensiamo della sua teoria sulla Terra. Ammetta di avere sbagliato. E finiamola. Mai. Se il centro della Terra fosse così caldo come pensate, la roccia diventerebbe liquida o addirittura gas. Questo è ciò che sarebbe accaduto alla nostra Terra milioni di anni fa. L'atmosfera è piena di creature viventi e così i nostri oceani, illustri colleghi. Ed anche la superficie della Terra, dappertutto c'è vita. E io credo, signori, che ci sia vita anche molte miglia sotto la superficie, persino vicino al centro della Terra. Ha le prove di quello che dice? Me lo proverò, cari signori. È una promessa. Se per caso ci riesce, Krippner, se prova che la sua teoria è giusta, no, non c'è nessun fondamento. E verrà lo scienziato più famoso del mondo. Credo che faremo bene a tenere d'occhio il professor Lindenbrock. Lo sai che non è bello che tu racconti quelle buffe storie su tuo zio. Comunque, quelli che lo chiamano vecchio Merlo non sanno che... buonasera, professore. Buonasera, Alex. Salve, Gretchen. Che stavi dicendo dei vecchi Merli? Ah, veramente... niente, signore. Dicevo che nel libro di Saknussemm non riesco a trovare nulla di interessante. Ma ci deve essere sicuramente qualcosa. Lo leggerai di nuovo questa notte, mentre io farò degli esperimenti sulla forza di gravità. Oh, professore! Non sia così stupita, Marta. Sono più di 20 anni che lei fa la cuoca in questa casa. E non l'ho visto mangiare una sola volta come un essere civile. Sempre in quello stupido laboratorio con tutti quei fumi colorati e il rumore e la puzza. I vicini brontolano. Sì, lo so, lo so. Ma dopo 20 anni dovrebbero averci fatto l'abitudine, non le pare? Non è vero? Oh. Oh, ho perso il conto. Donna stupida. Adesso dovrò ricominciare tutto da capo. Tirami giù, Alex. Oh, Alex, è meglio dare un'altra occhiata a Saknussemm. Sì, zio. La crosta esterna è spessa 3000 km e la densità è di 2,7 e 5 grammi per centimetro cubo. L'interno quindi deve essere circa 12 grammi se c'è del ferro. Ora, dato che l'accelerazione alla gravità è G, il valore di G dipende dalla distanza dal centro della Terra. Il tutto dovrebbe variare con la latitudine e la distanza sopra o sotto il... Ehi! Due pagine attaccate insieme. Zio Otto! Cosa? Venite a vedere, qui ho trovato qualcosa nel libro di Saknussemm. Guardate, questo foglio di pergamena. Il calore della candela ha fatto apparire delle lettere.
e ne stanno venendo fuori delle altre. Cartaris, Intra, Alex, sei un grande genio. Questo è il suo nome, eccolo, Arne Saknussemm. Vediamo, leggiamo un po'. Dell'ultimo giorno del mese di giugno andare al... Oddio! Accidenti, si è bruciato. La mia unica speranza è andata distrutta. All'alba dell'ultimo giorno del mese di giugno... Ma qual era la parola che avevo letto prima? Scar? Scar e qualcos'altro? Sì, Scartaris. Deve essere il nome di qualche posto. E doveva andarci l'ultimo giorno di giugno. Ma dov'è questo Scartaris? Ma è probabilmente in Islanda. Lui viveva lì. È vero! L'Islanda! Ricordo di averla vista in una stampa. E mancano solo 3 settimane. Al 30 di giugno. Marta! Marta! Prepari le mie valigie! Ma, zio... Non stare lì impalato e va subito a prepararti! Partiremo domattina! Professore, la colazione è pronta. Che cos'è quella roba? È un'altra bomba. Chiamo subito i pompieri, io. Stia calma, Marta, non è una bomba. È solo un arnese. Ah, aiuto! Mi creda. Salteremo in aria, allora. Non sia sciocca. Il professor Lindenbrock si è alzato presto stamattina, caro. Non essere arrabbiato, paga sempre i suoi danni. Funziona! Corda di seta per scalare, 3 rotoli. Bene. Chiodi da roccia, 2. Sì. Il pranzo è pronto. Non c'è tempo per il pranzo. Un piccolo pronto soccorso. Oh, ma lo guardi. Professore, perché non prende una semplice valigia come fanno tutti? La smetta di parlare, donna. Alex, assicurati che ogni cosa venga impacchettata. Stanotte prenderemo il treno e poi il traghetto per l'Islanda. Bene, dottor Krippner, ha ancora intenzione di inseguire Lindenbrock sulla strada per il Polo Nord? Sì, ormai ho deciso, dottor Benz. Questa è una delle sue tante follie e io voglio essere lì per controllarlo meglio. Che scherzo, fantastico, il grande professor Lindenbrock diventerà lo cimbello di tutto il mondo scientifico. Caro capitano, voglio partire subito. Le ho già detto qual è l'orario di partenza, signore. Copenaghen, Reykjavik. Domattina alle 6 e non un minuto prima. Tardi. Può raggiungere l'Islanda nuoto. L'ultimo giorno di giugno. L'ultimo giorno di giugno. Giù? Ma perché giù? C'è qualcosa che avviene solamente in giugno e solo a Scartaris. Forse è la luna. O le maree. Sì, forse una marea. Una bassa marea. Che scopre una grotta o un tunnel. Un
4 giorni per trovare la misteriosa Scartaris. Che cosa ha detto, signore? Come? Oh, Scartaris. Io ho detto che abbiamo solo 4 giorni per trovarla. E non siamo nemmeno sicuri che sia in Islanda o in qualche altro posto. È proprio in Islanda. I marinai la conoscono abbastanza bene. Passeremo vicino. È praticamente là dietro, sì, quella montagna sulla penisola, quella più grande di tutte. Quella montagna? Fermate la nave, dobbiamo scendere subito! Scartaris! Scartaris! No, non vi posso portare là. In qualsiasi altro posto, ma... Per favore, vuole aiutarci? Mi dispiace, non passo. Ma che avrà di così terrificante? A me sembra solo una vecchia montagna. Attualmente è solo un vulcano spento. Ma per molti secoli il suo cratere centrale ha eruttato lava basaltica. Dicono sia incantata. Come? Nessuno ci vuole andare. Credono sia maledetta. Le solite sciocche superstizioni. Di che si tratta? Più di 200 anni fa si racconta che una grossa spedizione scese giù nel cratere. Erano circa 50 uomini. Bene. E cosa accadde? Scomparvero tutti, eccetto uno che tornò indietro, un anno dopo. Ma non volle dire cos'era accaduto. Saknussemm è il suo segreto. E lei ci porterebbe fin là? Se siete così pazzi da andarci, io sono così pazzo da portarvici. Ci siamo quasi, professore. Tra poco potrà vedere il cratere centrale di Scartaris, proprio lassù. Hans, ma non avevi detto che Scartaris è spento? Mm-hmm. Eppure c'è un fuoco laggiù. Molto strano. Oggi è il 30 giugno e noi siamo sullo Scartaris. Guardate, l'ombra. La punta dell'ombra tocca il cratere in quel punto. Forse abbiamo trovato la soluzione. Venite! Professore! Guardi qua. Arne Saknussemm. Una tromba d'aria! Se dobbiamo scendere, meglio che lo facciamo subito. Sarà più sicuro che restare quassù. Presto! Ci sono degli scalini a circa 20 piedi. Bene. Alex, scendi giù. Zio, non farete sul serio. Svelto, non perdere tempo. Non riesco a vedere niente. Con quella tromba d'aria che infuria sopra il cratere. Ah, sta schiarendo ora. Oh, sono spariti. Poveretti. Devono essere precipitati. Guardi laggiù, quelle rocce!
sono sicuramente morti. Non abbiamo scelta. Dobbiamo continuare a scendere, che ci piaccia o no. Sì, ci attende un lungo cammino là sotto. Chiaro. Forse le torce non ci occorrono più. Deve essere una specie di fosforo contenuto nelle rocce. Questa è l'ultima borraccia d'acqua. Ci sarà pure dell'acqua qui intorno. Accidenti! Oh, oh. Mi sono scottato. La parete è bollente come un forno. Non si appoggi! E stia attenta dove mette i piedi, è pericoloso. Non basta, ci vuole altra corda. Alex, porta la corda rimasta. Dove si è cacciato quel ragazzo? Alex! 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 Dove sei? Se non lo troviamo presto, ho paura che... Lo so. Hans! Ciotto! Di là, in quel tunnel. Alex! Resta dove sei! E seguita a gridare! Stiamo arrivando! E quando sono rinvenuto, ho sentito dell'acqua. Sono sicuro che ce n'è. Sì, sicuramente c'è dell'acqua, anche dietro quella parete. Ma è come se fosse sulla luna. Hai ragione. Un momento. Lo faremo in maniera scientifica. Lasciatemi esaminare la parete. Ehi, potrebbe essere pericoloso. Circa questo punto qui. Guardate questa crepa. Cerchiamo di allargarla un po'. Bene. Dovrei avere giusto un petardo.
Stupendo! Ora potremo avere tutta l'acqua di cui abbiamo bisogno, ragazzi. E tu, Alex, cerca di non perderti più. Hai una strada che puoi seguire fino al centro della Terra. Strada? Ma certo. L'acqua che scorre giù, basta seguirla come una strada. È semplice. Semplice, dice lui. Zio, non sembra sia una cosa facile. Attenzione, professore, è pericoloso. Forse è meglio fare il giro. Grazie. Ma io non so quanto potrò resistere ancora. Non credo per molto. Solo pochi metri. E poi il sentiero si allarga di nuovo. Là, dietro quelle cascate. Siamo bloccati. Non possiamo andare avanti. Tutto il percorso di Saknussem deve essere crollato. Forse non sono passati di qua. Ah, io invece sono sicuro che è passato di qua. Guardate. Cosa accadde? Sono rimasti qui per più di 200 anni. Nessuno svelerà il loro segreto. Povera gente. È più facile la strada che segue, ma non sappiamo come andare avanti. Zio, cosa volete fare? Ed ora fai la brava, piccolina. Hai lavorato molto bene ad Amburgo. Non abbandonarmi proprio adesso. Credo di essere diventato matto. Sento un mormorio. Anch'io sento un mormorio, Alex. Ma questo è il rumore del mare. Ma siamo nelle viscere della terra. Non può essere. Oh, guardate. È incredibile. Sale. Ma che colore! Minerali disciolti dalla roccia. È la luce. Deve essere una specie di radiazione. È straordinario. Non ci sono ombre. Bene, Saknussem arrivò fin qui. Ma cosa fece dopo?
Professore, venga a vedere! La zattera di Saknus, perfettamente conservata, dopo più di 200 anni. Anche le vele sono intatte. Io credo che la useremo molto presto. E ora salpiamo per il centro della Terra. Benvenuto a bordo, capitano. L'abbiamo visto con i nostri occhi. L'entrata era completamente ostruita da una montagna di pietre. Oh, è terribile. Povere signore, è stato veramente un incidente spaventoso. Forse c'era un'altra uscita. Ci sono centinaia di buche in quel cratere, ma non credo che siano collegate all'interno con qualche galleria. Ammesso che la tromba d'aria non li abbia uccisi. Povero Alex, povero professore, io glielo dicevo sempre di non andare in quel brutto posto e adesso non torneranno mai più. Marta, non piangere più, può darsi che siano salvi. Alex è forte e coraggioso e anche il professore è molto in gamba. Forse hanno raggiunto il centro della Terra e a quest'ora potrebbero già essere sulla via del ritorno. La riva non si vede ancora, anzi. Da quanto stiamo navigando ormai? Sono 13 giorni. È difficile ricordarsi i giorni o la rotta, senza sole, né luna, né marea. Perfino la bussola sembra impazzita qua giù. Come sappiamo se la direzione è giusta? Ci riferiamo sempre a quelle nuvole all'orizzonte. Non abbiamo altra scelta. Ehi, guardate com'è strano. La zattera sta cambiando direzione. Ci deve essere una corrente. Terra! Terra! Dove? Laggiù, sulla destra. Quelle due montagne attaccate insieme. Ma che strane montagne, zio. Si stanno muovendo. Cosa? Si muovono veramente. Vengono verso di noi. Fantastico! Guardateli bene! Dicevano che non c'era vita qua giù per gli zucconi. Alex, ci hanno visti! Tira giù la vela, presto! Va bene. Hans! La corrente! Cosa? Sa che succede? Cosa c'è di nuovo? Santo cielo! Stendetevi a terra, in fondo alla zattera, tra i pacchi! Presto! Anzi, ritiene che sia proprio necessario? Sì! Ma che è successo? Siamo tutti annegati. Ma no, non mi pare proprio, zio. Oh. Attento, Alex! Incredibile.
Se cercavate la prova che c'è vita qua giù, credo che l'abbiate avuta. Turme viventi, caro Alex. Ma non pensavo a esemplari vissuti 200 milioni di anni fa. Credete che il vecchio Saknussemm sia arrivato fin qui? No, non poteva risalire le cascate. Ma ci ha indicato ugualmente il cammino. Ora siamo soli. Miglia sottoterra, senza cibo, con la zattera distrutta e senza equipaggiamento. E adesso? Questa palude deve essere il fondo più basso qui intorno. Seguiteremo a navigare finché non troveremo un posto sicuro. Buttiamo laggiù, verso quella roccia. Forse troveremo un tunnel per risalire. Ma i tunnel sono pericolosi. Non abbiamo altra scelta. O i tunnel, o... Meglio allontanarsi di qua. Quando smetterà di piovere, questa palude sarà una trappola. È meglio che proseguiate senza di me. Zio, ma cosa state dicendo? Non muovetevi. Cosa vuoi dire con non muovetevi? Non posso muovermi! Vance, dietro di te! Sai una cosa, Alex? Ho proprio deciso di proseguire con voi. Andiamo. Ehi, c'è una grotta qui. Su, entriamo. Guardate, pare che ci abiti qualcuno. C'è una specie di nido. Pezzi di guscio d'uovo. Guardate, qui ce n'è uno sano. Ed è ancora caldo. Lascialo, Alex. Mi sembra un uovo di pterodattilo. Andiamocene subito. Non voglio essere qui quando tornerà la sua mammina. Un pranzo di uova fritte. Alex, vieni qui. Quale scegliamo? Uno qualsiasi, purché ci porti in salvo. Oh, ci mancava anche questo! Un terremoto! No? Non è un terremoto. Queste vibrazioni fanno parte dei fenomeni di attività vulcanica. Ah, grazie, zio. La vostra spiegazione mi fa sentire molto meglio. Fermiamoci qui un momento. Ci muoveremo quando sarà finito. Cos'è questo rumore? Di qua! Torniamo indietro!
Che succede? Da quella parte. Che succede, zio? È arrivata la nostra ora? No, è un gran miracolo. La enorme massa d'acqua sotto pressione ci sta spingendo fuori. Dove sono? Non in Islanda, questo è certo. Io conosco questo vulcano. È lo Stromboli. Siamo in Italia. Abbiamo percorso più di 2000 miglia. Oggi è un giorno molto triste. Siamo qui riuniti per ricordare la figura di un grande scienziato, membro di questa società, che ha perso la vita cercando di provare una sua teoria. La sua perdita, cari colleghi... Lindenbrock? Sì, la morte di Lindenbrock... Morto! Sono vivo, invece! Lindenbrock! Ma lei è... Sono io in carne ed ossa, signori! Oh, santo cielo! Il dottor Krippner è svenuto! Professore, Alex, siete salvi! E poi, per una specie di miracolo, siamo saltati fuori durante un'eruzione dello Stromboli. Il resto della storia lo sapete. E ora posso affermare con sicurezza che al centro della Terra esiste la vita. Ma con chi crede di parlare, Lindenbrock? Pensa davvero che possiamo credere a questa ridicola storia di insetti giganti, di dinosauri e dell'oceano sotterraneo? Dove sono le prove? Come possiamo credere a ciò che racconta su quelle che lei chiama creature preistoriche? Io sostengo che la sua storia è falsa, incredibile. Si sta burlando di noi. Le prove, signore. Zio. Molte grazie, Alex. Dottor Krippner, la prego. Lei è un paleontologo. Deve conoscere questo uovo. Certo che lo conosco. È un uovo di pterodattilo nictosauro, del periodo superiore dei Cretacei. Una specie di lucertola volante. Lo tocchi, prego. Ma è caldo! È un trucco! È una frode! Gli pterodattili sono estinti ormai da 1000 milioni di anni! Questo è solamente creta e vernice, ah? Portatelo via! Prendetelo! Aiuto! 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 Aiuto!